ho voluto rappresentare questa, su questo muro un messaggio importante, no? Quello che è la donazione degli organi, che come diceva lei prima con i ragazzi è un qualcosa che viene delle volte trascurato, no? Sia per paura sia per malinformazioni, comunque. E ho voluto mettere al centro la donna, potevo mettere anche un uomo, no? Però ho scelto la donna anche per dare importanza appunto alla figura femminile, che oggigiorno viene presa un po' di mira. È tutto legato a un filo rosso che va a finire proprio su un orologio, il tempo, no? Quello che ci spinge tutti ad andare avanti, a ricorrere ai nostri sogni. Il tempo non si ferma mai, no? Soprattutto se si fanno le cose con passione, con la giusta motivazione. Qui ho voluto mettere lo stem idol proprio appunto per indicare l'icona, no, del progetto. In questo periodo si pensa soprattutto tra guerre e tutto, malattie, Covid. Diamo per scontato che nessuno di noi abbia bisogno, no, così. E soprattutto pensiamo spesso e volentieri alla morte, no? Io penso che dovremmo pensare a vivere piuttosto che a morire, per cui non curiamoci di morire. Piuttosto dobbiamo avere premura di vivere. Questa è la cosa più importante. E questo progetto porta come titolo Life O'Clock, che sarebbe a dire la vita da vivere adesso. Clock è un termine utilizzato in inglese per indicare un'ora esatta. Per cui questo messaggio rappresenta appunto che è l'ora esatta di vivere. Oggi, adesso e sempre. Per cui buona visione, spero che sia di vostro gradimento. Grazie a tutti, ai colleghi di lavoro, alla mia famiglia, tutti quanti. Prima che tirano su. Un minuto, secondo, prego. Va bene. Bravo, bellissimo. Tranquilla. Bravo. Noi vogliamo ringraziare, il comune vuole ringraziare l'Aido, che è stata promotrice di questo murales, e vuole ringraziare Mauro per l'opera che hai fatto, per la bellissima opera, e ti chiedo, ti spero di averti ancora a disposizione del comune per abbellire con opere belle come questa altri angoli del nostro Senz'altro. Comune. Grazie a tutti voi. Quando mi danno in mano fogli come questi, mi si illumina la giornata. E quindi quando Luana, Graziella, Silvia e Silvia mi hanno consegnato i vostri 71 sì alla donazione, nel momento in cui io inserivo i vostri dati, credetemi, io ero una donna felice. Perché, come avete sentito dire poco fa, abbiamo una resistenza pazzesca, che noi chiamiamo opposizione alla donazione organi, da parte di persone che non sono informate. Perché si ha paura? Perché non si sa, non si conosce, non si sa che esiste una legge, che ormai è la terza legge su questa materia, che regola tutto il percorso dalla donazione, e quindi da come si raccolgono anche le donazioni, al prelievo, al trapianto. Non ci può essere trapianto senza donazione. E questa donazione, come vi ho spiegato bene, non avviene in un momento strano, eh? Si è assolutamente morti. Pensate che dal 1969, da quando si è catalogata la morte cerebrale, e non si è mai risvegliato nessuno. Quindi questa paura bisogna proprio togliersela. Voi avete fatto un gesto spettacolare, meraviglioso. Io ringrazio i vostri insegnanti, in modo particolare il vostro preside, che da tanti anni ci chiama. Prima chiamava noi del provinciale, adesso per fortuna c'è Luana e ci sono tutti i volontari di Casale che vengono nelle scuole a parlare di donazione. Ma guardate, il vostro preside, i vostri insegnanti, non ci chiamano perché dobbiamo solo parlare di donazione. Sì, c'è un'emergenza, non ci sono abbastanza organi per salvare le vite delle persone. Ma nel momento in cui firmate una dichiarazione di volontà, voi non state salvando la vita di qualcun altro, voi state salvando la vostra.
Perché il motivo per cui Riccardo ci chiama è perché noi, nei vostri confronti, dobbiamo fare un'azione di prevenzione. Tutti noi che siamo qua oggi, che abbiamo firmato una dichiarazione di volontà, compreso l'assessore e l'assessora che la sta compiando in questo momento, molto probabilmente... Volevo renderla più felice ancora. Grazie. Ma adesso no, ma poi quello che mi rende felice è il ragazzo che ha detto prima che voleva il modulo, per questo glielo diamo. Dicevo, se anche tutti noi firmassimo come abbiamo firmato, molto probabilmente potrà essere che un giorno, quel giorno in cui non, i nostri organi non ci serviranno più, probabilmente non salveremo nessuno. Perché solo una persona su 3.000 effettivamente poi sarà donatore. Noi non ci possiamo definire donatori. Noi semplicemente cosa facciamo? Promettiamo di mantenere bene quegli organi per donarli forse un giorno. Ma poi serve una compatibilità, servono tutta una serie di cose, compresa la morte cerebrale. E allora che cosa succede? Allora salviamo la nostra vita. Perché mentre conserviamo bene quegli organi per poterli donare, intanto viviamo bene noi e intanto forse scanseremo noi quella lista d'attesa dove la nostra Luana è transitata. 2 anni ha aspettato, ma Luana è stata ancora fortunata perché ci sono persone che in quella lista d'attesa, in attesa di ricevere un organo, ci stanno 6, 7, 8 anni e qualcuno invece non arriva al trapianto. Quindi capite? Perché io mi occupo di comunicazione, quindi parlo, le parole sono il mio pane, però credetemi, preferisco parlare di dati. 1 su 3.000 sarà donatore, però 1 persona su 7 potrebbe aver bisogno di un organo per poter continuare a vivere. E quindi, come diceva bene il ragazzo, anche con qualche imprecazione, chi se ne importa? Ma se io avessi bisogno di un organo, quell'organo lo vorrei trovare. E invece tutti gli anni abbiamo oltre 8.000 persone che restano in lista d'attesa. Allora se siamo qua, io, Silvia, Luana, Graziella, Silvia e adesso anche voi, ci siamo qua per parlare di donazione per quelle persone. Quindi quel documento che vi abbiamo dato questa mattina semplicemente dice, il tesserino, che siete inseriti in quel sistema informativo trapianto dove le rianimazioni vanno a valutare, a vedere, a verificare se un possibile donatore, nel momento in cui è passato il periodo di osservazione, può essere donatore. Diversamente chiedono il consenso ai parenti e spesso avete sentito quel consenso non arriva, quindi è una scelta che va fatta in vita. Ecco perché vi diamo l'altro foglietto, quello di ambasciatori del dono. Voi siete ambasciatori, dovete parlare fuori di qua di donazione perché credetemi non ne parla nessuno, non ne parla nessuno. Domenica scorsa si è parlato molto di donazione perché era la giornata nazionale della donazione. Abbiamo avuto una testimonianza bellissima in televisione, a che tempo che fa, di una trapiantata, ma capita una volta l'anno. Quindi aiutateci a parlarne, perché nei comuni, che finalmente da una decina d'anni ci aiutano a raccogliere le dichiarazioni di volontà, il 33%, a volte il 40%, in alcuni comuni, qui c'è qualcuno di un paese, mi pare, chi è di Borgo San Martino? C'è la presente di Borgo San Martino, c'era anche una tra i premiati. Allora, chi ha detto sì? Allora, Borgo San Martino è uno dei paesi in Italia che ha la più alta opposizione, oltre l'88%. Capite? 88% che dice no alla donazione. Vuol dire no alla vita. Ma perché si dice no? Perché non si è informati. Quindi aiutateci a informare. E anche quel meraviglioso murale ci aiuterà, ne sono sicura. Grazie. Grazie Luana, grazie Graziella, grazie Silvia, grazie a tutti voi, grazie a tutti.